Smanettando un po' sulle impostazioni grafiche di Forspoken, si può solamente capire che per risolvere un po' la grafica, per aumentare un po' gli FPS, è personalizzare proprio tutto, quindi mettere off su tutto, veramente, perché la mia 1660 Super non ce la fa. Ho fatto un test, ho fatto un benchmark, 65 minimo, 72 il massimo di FPS che riesce a fare. Quindi l'unico modo può aiutarci ad aumentare un po' gli FPS è la AMD Resolution. Quindi può servirci moltissimo metterlo su prestazione, però il fatto è che, come potete vedere in basso, invece 4800 MB su 5 GB, anche se metto tutto basso, tutto off, si prende lo stesso un sacco di VRAM. E più di questo, ragazzi, io non so proprio come fare, perché i giochi piano piano si evolvono, quindi la mia 1060 Super non ce la fa. Come potete vedere, guardate un po' la grafica, è uno schifo, cioè è uno schifo, non si può neanche giocare. Ma come fai a giocare con quella grafica? Quindi poi ho risolto attivando la AMD FX Super Resolution, perché se lo metti su off poi è un casino. Ora che lo metto su un po' qualità prestazioni, più o meno adesso si vede molto bene. E ora vi faccio vedere un attimo quanti FPS sto facendo. Quello che bisogna fare ora è disattivare il VSync, quindi la virtualizzazione è attiva, quindi dobbiamo disattivarlo. Ragazzi, test finale, eccoli qua. 75 FPS massimo, 76, 75, questo è, non c'è, non riesci neanche ad arrivare a 80, ma è incredibile, 88, oddio 80. Comunque guardate un po' anche la temperatura dei miei componenti, per esempio il processore, ovviamente nella mia stanza fa un po' freddo, quindi ho cercato di non accendere i riscaldamenti per tenerlo ad un clima proprio che si basa anche al clima fuori, quindi fa freddo sia fuori che dentro. E come potete vedere, la temperatura del processore è sui 63 e invece la scheda video sui 61-60. Anche se io ho l'MSI Afterburner, tanto appena lo attivo, le ventole cominciano a girare più il gioco, comincia a girare il doppio. E sinceramente la velocità delle ventole bisogna sempre regolarla, se no si rischia di romperle. Quindi la temperatura è quella, gli FPS sono quelli. Sto facendo un po' di danno a queste, più o meno, cioè non laggo, non laggo. La grafica è questa, grazie alla modalità FX Resolution di AMD. E niente di che. Quindi, ragazzi, se volete continuare a godervi questo gameplay e vedere un po' se c'è un picco, un calo di FPS, segnalatelo e che possiamo fare di più? Con la 1058 FPS, con la 1060 Super, che facevo più? Cioè, questo gioco è pure ottimizzato male, dicono, eh? Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi, grazie a tutti per il vostro tempo, lasciate un like se questo video vi è stato utilissimo, un commento, iscrivetevi al canale. Ragazzi, ho fatto anche un altro benchmark su alta definizione di Forspoken, alta definizione, alta definizione 32 fps il massimo, 28 minimo, cioè boh. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Godetevi il gameplay. Ciao ragazzi, ciao. Done and done. Probably one for the history books. Great! No. Huh. What's this? Thank you.
take a step back and try to relax. Why not leave me alone? You don't hang around, do you? No point in wasting time. Straight up amazing, am I right? Hissy fit won't help. This looks like a big one. We're looking a little green around the field. I think there might be a reason for that. I think I might be getting a taste for this stuff. There are worse habits, I suppose.